Allora, buongiorno a tutti. Oggi parliamo un po' di pornografia, da un po' che non ne parlo. E credo sia anche utile, quindi fatemelo sapere nei commenti se volete che ogni tanto io porti dei video in cui parlo di un beneficio singolo, di cui parlo di un danno singolo della pornografia, entro un pochino più nei dettagli, perché oggi volevo parlare un po' di un problema che causa la pornografia nelle nostre vite ed è il fatto che la pornografia ci programma per eliminare il nostro pensiero non a lungo termine, a medio e anche brevissimo termine. Cosa intendo dire con questo? Quando noi ad esempio cerchiamo di ottenere un buon risultato per un esame, cerchiamo di trovare un buon lavoro e quindi ci facciamo il culo e tutto, facciamo un bel curriculum, cose varie. Quando cerchiamo di ottenere un guadagno, quindi una promozione, oppure di ottenere o raggiungere un obiettivo, tutte queste cose è necessario che ci sia dell'impegno. Quando noi raggiungiamo questa cosa, ovviamente rilasciamo dopamina, proviamo del piacere. Il fatto che ad oggi nella nostra società noi abbiamo una gratificazione immediata, quindi quando vogliamo noi possiamo avere veramente un rilascio di dopamina incredibile attraverso delle cazzate, perché come sapete quando uno si fa una striscia di cocaina prova tanto piacere. Quando uno va su un sito porno e ricade, rilascia tanta dopamina quanto se facesse una striscia di cocaina. Quindi già qui avete un'idea di quanta dopamina rilascia una cosa del genere. Se noi rilasciamo così tanta dopamina, proviamo tantissimo piacere. Se noi proviamo così tanto piacere in una determinata situazione, state tranquilli che proveremo meno piacere in altre situazioni che rilasciano meno dopamina. Se io mi sveglio al mattino e faccio il letto, prima cosa, sarò contento di questo traguardo, rilascio della dopamina. Se io poi vado lì, faccio la mia meditazione, tutto, mi impegno, robe varie, in totale rilascio un bel po' di dopamina, sono bello contento, comunque mi sono fatto il culo, ho fatto un pensiero più a lungo termine, perché ovviamente non è meditazione, non è un qualcosa che dico cazzo è bellissimo, sono qua che sto meditando, non vedevo l'ora di star qua 10 minuti con gli occhi chiusi a non fare assolutamente nulla, a focalizzarmi sul respiro e a frustrarmi perché non ce la faccio. Quindi alla fine però dico cazzo sono contento di averlo fatto. Se io tutta questa bella routine la cambiassi, dicessi va bene, mi sono svegliato, merito di andarmi lì sui social, poi guardarmi un bel video porno e ricadere, a quel punto io rilascio tantissima dopamina. Però avendo rilasciato questa dopamina io non sono più motivato a fare tutte le altre cose. Tornando al problema grande della pornografia, di tutto questo, ovviamente è un problema anche della società in cui viviamo, nel senso che c'è troppa gratificazione immediata, che sia nei videogiochi, che sia nei social e tutto. Però come sapete la pornografia è un problema molto più grande, ad oggi è una delle dipendenze che si sta sviluppando di più, molto più velocemente di tante altre. Molti di voi lo sanno, bello di chi guarda questi video è che sa di avere una dipendenza, ne è consapevole e cerca di fare qualcosa, che sia nofap o qualsiasi altra cosa. Quindi siete consapevoli anche che questo problema vi sta veramente tanto tanto limitando sul pensiero a lungo termine, ed è per questo che ad esempio uno dei benefici immediati che ho provato dopo aver eliminato la pornografia per sempre dalla mia vita è che l'ho eliminata, improvvisamente io ho iniziato a programmare le giornate e veramente non avevo minimamente difficoltà a seguire la mia routine ogni singolo giorno, quando invece quando avevo la dipendenza appunto ricadevo e improvvisamente non ero più motivato, la mia produttività andava a puttane, non avevo voglia di far niente, tutta la giornata andava a scatafascio. Io non perdevo un'ora perché magari ero sul sito porno, ne perdevo sei perché ovviamente un'ora ero sul sito porno, le altre due non ero motivato, andavo un po' sui social, qua là, le altre tre comunque avevo meno energia. Per cui eliminare la dipendenza pornografia, eliminare questa gratificazione immediata vi cambierà la vita, ma non sul lungo termine, subito. Però ovviamente inizierete ad avere una visione più a medio e anche a lungo termine, inizierete a impegnarvi molto di più ai vostri obiettivi perché sarete molto più motivati. Per questo che tanta gente ad oggi è così, arriva a casa, va subito sui social, va sui social a lavoro, c'è videogiochi, si guarda dei film e tutto, e gli dici ma ce l'hai un obiettivo un anno? Cosa stai parlando? Ti dice. Perché non... è tutto lì, è tutto immediato, non è felicità, perché la gratificazione immediata non è felicità, è piacere. Troppo piacere fa male alle persone. E infatti non mi potete dire che quando siete sul sito porno siete felici, non mi potete dire quando avete finito di guardare un film, il decimo episodio di una serie in un giorno, siete felici, cazzo ho guardato una stagione in un giorno. Non siete felici, anzi siete frustrati, dite cazzo ma perché sto buttando via il mio tempo? Perché non potevo guardarmi un episodio e poi fare dell'altro, uscire? Perché state perdendo la visione a lungo termine, state perdendo veramente il piacere che si prova nel progettare un qualcosa e farlo, ma che a lungo termine, mi dispiace dire, non intendo un qualcosa a 5 anni, intendo qualcosa che sia da qui a un'ora, intendo un qualcosa che sia da qui a un mese, da qui a una settimana. State veramente perdendo a causa di questa gratificazione immediata che provate ogni singolo giorno, che vi è veramente questa dopamina che rilasciate costantemente, state perdendo qualsiasi motivazione a fare qualsiasi cosa, nel fare qualsiasi cosa. Per cui è davvero per questo il beneficio che vedo, uno quando vedo un
un mio cliente che appunto elimina totalmente la dipendenza, si libera da pornografia per sempre, boom, improvvisamente non ha più problemi a lavorare sui suoi obiettivi, perché è motivato, perché inizia di nuovo a sviluppare questa visione a lungo termine, inizia a essere motivato a fare le piccole cose che gli faranno ottenere dei risultati, inizia a essere molto improduttivo, inizia a svegliarsi di cazzo, ho voglia di meditare oggi, perché io inizialmente non avevo voglia di meditare, ad oggi mi sveglio e dico cazzo, è una cosa che voglio fare, mi libera la testa, mi metto lì, faccio i miei esercizi e tutto, è un qualcosa che voglio fare. Quindi iniziate veramente, se necessario fate la modalità monaco, nel senso monk mode, che eliminate tutte queste gratificazioni e tutto, perché è necessario che veramente reinstaurate la vostra gratificazione a lungo termine, iniziate ad avere un pensiero più a, neanche a lungo, a medio e a breve, perché queste cose la pornografia ve lo sta distruggendo, questa cosa, e non ve ne rendete neanche conto. Se eliminaste la pornografia per un mese, vedeste la vostra produttività aumentare del 1000%. Quindi io vi auguro tante belle cose, come al solito, aveste bisogno di una mano e tutto, voleste lavorare assieme, tutto scritto in descrizione per eliminare la dipendenza pornografica in un mese. Passate una grandiosa giornata, state bene, ciao.